Ben ritrovati, dunque riprendiamo con questa puntata di Spunti e Spuntini, cambiamo tema, il tema infatti che affrontiamo all'interno di questo blocco è quello relativo ad una serie TV che verrà interamente girata ad Arezzo, protagonista è la gioventù, la possiamo dire così, con giovani under 35 sia dietro che davanti alla macchina da presa. Ne avevamo parlato già all'interno di Spunti e Spuntini, ma era in una fase ancora precedente e quindi ci sono degli sviluppi. Oggi vi riveleremo tutta la trama delle puntate che costituiscono questa serie TV. Non è vero, già mi guardano male gli ospiti, vado a presentarli. Sono con me Tommaso Caperdoni e Giada Santucci, entrambi della Farrago, due ruoli diversi, presidente e script supervisor. Poi ti chiederò di spiegare ai nostri telespettatori che cosa significa il CIAC, Tommaso, domenica 3 aprile, ma intanto come si sta evolvendo questo progetto? Lo ricordiamo, c'è anche la grande partecipazione del Comune con questo cofinanziamento. Ovviamente il Comune ha vinto un bando e voi siete operativi, siete pronti ormai. Esatto, siamo pronti, ormai siamo super agitati. Diciamo che le nostre vite pian piano sono sempre più diventate monopolizzate da questo progetto, perché siamo partiti più di un anno fa con la sceneggiatura, però adesso siamo in tantissimi. Siamo quasi 400 persone tra attori, troupe, collaboratori vari, quindi siamo tantissimi. È molto sentito questo progetto, perché è l'opportunità per tante persone di lavorare nel settore, di dimostrare qualcosa sia a livello artistico ma anche a livello lavorativo, quindi per noi è veramente tanto emozionante. Quindi in prospettiva del 3 aprile l'emozione è tanta e lo sarà fino al 31 luglio, quando finiremo con l'ultimo CIAC. Il Comune, a proposito appunto di enti che partecipano e collaborano, ha messo anche a disposizione un immobile che sarà un po' il quartier generale per questa avventura. Assolutamente, sì, abbiamo questo immobile in zona Pescaiola e siamo i nuovi vicini di tutto il, diciamo, dei condomini lì intorno e sembra che per ora siamo graditi. C'è un grande via vai, ci facciamo le prove tecniche, sperimentazioni, riunioni, quindi è ben frequentato e sono contento che i luoghi che prima erano magari dismessi non avevano l'opportunità di essere sfruttati, e noi lo stiamo facendo grazie al Comune. Allora, Farrago, intanto io recupero un passaggio precedente, è una casa di produzione cinematografica che parte da Arezzo ma non si pone ai confini, confermatemelo insomma anche dalla vostra esperienza. Giada, con te parliamo appunto del termine che riguarda il tuo ruolo, perché sono tanti i ruoli che sono previsti all'interno di questa complessa macchina organizzativa. Tu nello specifico di cosa ti occupi? Allora, io diciamo sono nel reparto di regia, quindi insieme a Tommaso e a Luca, e ricopro il ruolo di script supervisor, che in italiano è traducibile con segretaria di edizione, e si occupa diciamo di supervisionare, come dice il termine, la continuità di tutte le riprese, di tutte le scene che vengono realizzate, soprattutto perché non giriamo nella sequenza, quindi degli episodi che poi verranno trasmessi, ma è quella parte che garantisce al montaggio che tutto venga, diciamo, girato nella maniera ottimale, senza sbagli, senza distrazioni, soprattutto nei dettagli, e soprattutto perché vengono fatte molte inquadrature per ogni singola scena, e quindi il mio ruolo è quello di controllare che tutto sia, diciamo, uguale sempre a ogni stessa take, quindi sia da parte dei costumi, degli attori, i movimenti, i dettagli con cui, o gli oggetti con cui gli attori e le attrici, diciamo, interagiscono, quindi bicchieri, porte, finestre, tutte queste cose qui che, se vengono notate, diciamo, poi nel rendimento finale danno noia allo spettatore, perché si spezza quella magia che poi è appunto rivedere la realtà sullo schermo, ecco. Ti faccio una domanda, perdonami ovviamente non essendo del settore, per far capire: se in un film ambientato nel Medioevo viene girata una scena in cui un attore ha un orologio, la colpa è tua? Diciamo che sì, è a metà fra mia e il reparto costumi, ecco, però sicuramente se il reparto costumi fa questo errore io me ne devo accorgere prima che venga registrato, ecco, diciamo così.
Allora, nella precedente volta in cui avevamo appunto parlato di questa serie TV, Tommaso era stato categorico, non si voleva sbottonare ovviamente su quelle che erano anche delle piccole anticipazioni. Abbiamo ottenuto qualcosa di più perché questa volta abbiamo il trailer e allora guardiamocelo. Abbiamo dunque sicuramente aumentato la curiosità dei nostri telespettatori. Tommaso, non so cosa puoi rivelarci o cosa appunto deve rimanere ancora segreto. Da dove comincerete con le riprese? Quali saranno le zone, diciamo, della nostra città coinvolte? Questo si può dire? Quello si può dire. Ovviamente il nostro, come hai detto tu, non ci poniamo confini, ma il nostro rapporto col territorio è molto importante, quindi sfruttare quelle cose che magari non vengono valorizzate o che non sono conosciute magari dai nostri coetanei dal resto d'Italia. E partiremo dalla chiesa di San Domenico, ma useremo soprattutto anche Castelsecco, useremo il centro storico ovviamente, insomma andremo a sfruttare tante location belle che ha da offrire la nostra città. Mi dimentico qualcosa? Sì, sicuramente, ora non mi sfugge. Di trama, come avete capito dal teaser, vogliamo rivelare poco, anche perché nel teaser c'è probabilmente solo qualche suggerimento di mood, di atmosfera, ecco. Si può dire che è una serie ambientata ora, quindi in questi giorni in realtà, ad Arezzo. I ragazzi, i protagonisti sono dei ragazzi della nostra età ed è molto importante per noi raccontare dal nostro punto di vista la nostra generazione, ovviamente con un'impalcatura di una storia, di una narrazione fittizia, però ecco, raccontare i nostri disagi, le cose che per noi sono importanti e cercare di ritagliarci uno spazio nel mondo del cinema. Giada, come si gestisce una macchina così complessa che prevede comunque, come dicevamo prima, tanti giovani, tanti protagonisti, perché dal mio punto di vista, poi correggetemi se sbaglio, non è protagonista nel senso stretto del termine solo chi poi compare nella serie televisiva, ma tutti danno il loro contributo. Come si riesce a far girare bene tutto? Diciamo che non è facile, però ci stiamo organizzando e ci siamo organizzati anche abbastanza bene. Per fortuna siamo divisi, diciamo, in capisquadra, come le vogliamo chiamare noi, che appunto hanno formato, noi compresi, tutti quei ragazzi e ragazze che hanno aderito al progetto da novembre fino ad adesso, fino proprio alle prime settimane prima dei set, ad essere pronti ad andare poi sul set, perché non è una realtà molto conosciuta da tutti, no? E non vissuta. Sicuramente c'è molto bisogno di sinergia fra di noi, quindi abbiamo una costante comunicazione, riunioni, aggiornamenti ogni settimana e una grande organizzazione, e ognuno però dà il suo contributo nella maniera che può, e per questo siamo contentissimi di poter, diciamo, rendere attivi tutti questi ragazzi e ragazze con il loro piccolo contributo, che comunque fanno parte e per noi sono importanti per tutto quel meccanismo che poi portiamo sul set. Noi adesso scopriamo qualcosa in più andando a vedere chi sarà protagonista, diciamo, davanti alla macchina da presa, e poi ci facciamo dare qualche ulteriore dettaglio. Faccio parte della Farrago da quando è nata. Cioè, no, nel senso, il ruolo, ho fatto un provino, non è che l'ho fatto veramente il provino, cioè c'era anche altra gente, non perché faccio parte della Farrago, ma perché sono bravo, vero? Come si passa dal fare video scemi su Instagram a diventare protagonista di una serie TV? I don't know, man, I just can't get any girls. Pretend like I'm a girl and approach me like you're trying to hit on me, okay? Okay, go for it. What's up, bitch? Non lo so. Perché dire una semplice frase?
potresti cantarla. Se solo sapessi cantare. No, io comunque sono una persona molto dedita ai miei personaggi, tanto che nell'ultimo film interpretavo la calciatrice. Ho un sacco di aneddoti un po' tristi. A 2 anni sono affogato, a 4 mi hanno operato qua, a 7 sotto fuoco alla mia cucina facendo del tè, a 12 mi hanno investito, c'è una macchina, io camminavo sulle strisce, ma sta peggio lei. Il primo provino che ho fatto era per il ruolo di Wendy, ma mi hanno detto che ero perfetta per fare Spugna, cioè un alcolista che parla un pappagallo. Non si può dire niente, ma come li avete scelti, questo si può dire. Che sono bravi. No, allora, c'è solo un aretino, che è Tommaso. Poi c'è Gaia, che è siciliana, vive a Foligno, ma studia a Torino. Quindi abbiamo cercato di prendere lo spettro più ampio. E Valentina, che invece è marchigiana da Ancona. E sono tutti e tre molto bravi e sposano perfettamente quelli che sono i personaggi. In conclusione, voi avete anche dato appunto formazione a chi del settore non sapeva nulla, è così? Non so chi ne vuole parlare. Sì, sì, sì. Sì, poi io in particolare insomma ero fra le persone che hanno dovuto formare poi i ragazzi, perché appunto, come dicevo prima, per farli venire sul set serve almeno una base, anche parlando di terminologie, o comunque gli abbiamo fatto scegliere ai ragazzi e alle ragazze in che tipo di reparto volessero venire, soprattutto per seguire una loro passione, no? Che magari è più forte di un'altra, chi è entrato nel reparto di regia, chi in quello di fotografia, trucco, parrucco, fonici, eccetera. E quindi abbiamo fatto circa 3-4 lezioni a testa a tutte le ragazze e ragazzi per appunto dargli le basi, e inoltre abbiamo anche invitato ospiti del settore proprio a livello nazionale, proprio per fargli vedere un punto di vista interno di come è, diciamo, il mondo del cinema. E adesso sono tutti molto carichi e cariche, pronti per venire sul set. Cerco insieme di dire a noi. Una cosa è molto importante, che anche la colonna sonora è tutta originale. Sì. E già hanno composto 40 brani, la squadra, e sono i ragazzi di Villa Severi del Centro Onda d'Urto, quindi ci tengo a dire questa cosa, che anche la colonna sonora. Insomma. Assolutamente, un altro elemento molto importante. Io vado a ringraziare i nostri ospiti, Giada Santucci e Tommaso Caperdoni, per essere stati con noi, per averci aiutato a capire qualcosa di più. Sicuramente da domenica 3 aprile vedremo un movimento particolare in città, perché iniziano appunto le riprese. Poi ovviamente noi già da adesso vi rinvitiamo quando ci sarà materiale in più per poter parlare di Rumors. Grazie, voi invece rimanete con noi perché torniamo tra poco.